Pittore, autore di stampe, insegnante e scrittore d'arte, Paul Klee è una delle figure più amate dell'arte del XX secolo. Padre tedesco e madre svizzera, entrambi insegnanti di canto e musica, Klee ricevette anche un'educazione musicale e fu lui stesso violinista a livello professionale. Nel 1898 partì per Monaco di Baviera e si iscrisse all'Accademia di Belle Arti. Qui studiò sotto la guida di Franz von Stuck. In questo periodo iniziò a scrivere i suoi diari che arrivarono fino al 1918. La prima fase dei propri studi fu giudicata da Klee insoddisfacente, ma comunque lo introdusse alla grafica di derivazione Jugendstil propria dell'atmosfera secessionista. Dopo aver viaggiato in Italia tra il 1901 e il 1902, visse a Berna per i 4 anni seguenti. Poi nel 1906 si trasferì a Monaco, capitale culturale tedesca. In questi anni conobbe e sposò la pianista Lili Stampf, un fatto che confermò il legame tra Klee e la musica, legame che influenzò notevolmente la sua produzione. Nel 1908 conobbe attraverso 2 esposizioni la pittura di Van Gogh e nel 1909 quella di Cézanne, ma i fondamentali incontri di Klee avvennero nel 1911. In quell'anno fece amicizia con Alfred Kubin, August Mache, Alexei Javlensky, ma soprattutto Vasily Kandinsky e Franz Marc, che all'epoca stavano fondando il Cavaliere Azzurro. Nel 1912 Klee partecipò alla seconda mostra del Cavaliere Azzurro, visitò Parigi ed entrò in contatto con l'opera di Picasso, Braque e Delaunay, un'esperienza che incise nell'opera dell'artista. In questo periodo fece soprattutto acque forti, tra cui una serie di 11 invenzioni, opere bizzarre e satiriche, con figure stravaganti e distorte. Nel 1914 Klee, in compagnia di Louis Mollet e August Mache, fece un viaggio in Tunisia, tanto breve quanto decisivo per le conseguenze del suo lavoro. L'artista fu colpito drammaticamente dalla bellezza del colore e arrivò a scrivere: «Il colore mi possiede, non ho più bisogno di inseguirlo, mi possiederà per sempre, lo so. Io e il colore siamo una cosa sola, sono un pittore». Durante la Prima Guerra Mondiale, Klee fu chiamato sotto le armi, servì l'esercito tedesco e per buona parte del tempo fu impiegato nella pittura delle ali degli aerei. Dopo la guerra, nel 1920, Walter Gropius chiamò Klee a insegnare al Bauhaus di Weimar. Si dimostrò un insegnante ispirato e non dogmatico. Le controversie interne all'istituto lo spinsero nel 1931 a trasferirsi all'Accademia di Düsseldorf, dalla quale nel 1933 fu costretto a dimettersi dai nazisti. 4 anni dopo le sue opere furono incluse nella nota mostra dell'arte degenerata. Nel 1935 avvertì i primi sintomi di una malattia che poi lo uccise, un raro disturbo cutaneo debilitante chiamato sclerodermia. Rimase produttivo fino alla fine, anche se l'allegria che lo contraddistingueva cedette il passo a ossessioni e premonizioni di morte, come possiamo vedere in Morte e Fuoco, una delle sue opere più tetre e forti. Klee fu uno dei maestri moderni più creativi e produttivi. La sua produzione completa conta circa 9.000 opere. Utilizzò spesso il piccolo formato e mescolò varie tecniche, acquarello e pittura a olio, principalmente. Fece tesoro di innumerevoli influenze, le trasformò, esplorando le fantasie e le paure umane. Se ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!